Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo Cose Nuove. Oggi andiamo a provare la Red Bull The Green Edition. Non so dire se sia un gusto particolare, dovrebbe essere cactus come gusto. E si fa scritto Cactus Z Giulio Momels. Adesso cambio in grado di andare a te questa lattina, che è simile ad un'altra lattina che ho già portato comunque. Ok, eccomi qua, Red Bull The Green Edition Cactus ZGU Moles. Drink, vabbè, è chiaramente per la lingua di questa lattina, perché questa lattina è straniera. Notiamo che la lattina è verde con i loghi dei tori, chiaramente come sempre in metallo normale. Il prodotto di questa lattina non si sa, o forse è messo da un'altra parte, adesso vediamo un po', che qua non c'è stampato, poco abbiamo i valori nutrizionali, perché se posso stoppare il video e leggerli. Poi abbiamo in alto qua come sempre gli ingredienti. Lattina anche questa come sempre come le altre 250 ml. Ah, il prodotto l'hanno messo qui, il prodotto come sempre è bollo come per le altre lattine. Qua abbiamo una scansione del prezzo, raccolta differenziata e niente. Di sotto poi abbiamo la scadenza, questa bevanda è scaduta il 26 di giugno 2024, quindi speriamo che si sia conservata bene. Collo e linguetta come sempre normale, tranne che comunque per la linguetta abbiamo sempre stampato il simo, c'è cioè il toro della Red Bull praticamente. Adesso la vado ad aprire, vediamo un po'. Provo l'olfattiva. Sì, si percepisce un po' l'odore di cactus. Colore, non metta a fuoco, scusate. Diverso dalle altre queste. Questa è più tendente al viola, color uva quasi. Ha fatto molta schiuma. Vado un po' indietro così faccio vedere meglio. Notiamo che sì, trasparenza non ce n'è, cioè non si vede quasi nulla. È lievemente forse trasparente, però è molto, molto, molto comunque colorante comunque. Ed è proprio viola la bevanda. Va bene, ok, adesso cambio in grattugia e la vado a provare. Ed eccomi qua con la Red Bull The Green Edition Cactus. Questa addirittura è la seconda Red Bull The Green Edition che porto anche nel canale, come per la Summer che ho portato praticamente 2 giorni fa. Andiamo ad assaggiarla. C'è qualcos'altro oltre il cactus. Allora, non è troppo gassata, neanche troppo zuccherata. Con la Red Bull ci stiamo azzeccando con tutte, perché molto spesso capitava, se ci fate caso, che le bevande fossero troppo zuccherate o con troppo dolci evitante. Però sono tutte senza nessuna peculiarità di questa cosa, praticamente. Non è neanche troppo gassata e non dovrebbe essere neanche chimica. Come gusto, non so dirvi, ma penso di percepire anche l'uva, forse per questo anche questo colore, e cioè che forse sia cactus che uva. Non so se riesco a capirne qualcosa, c'è qualcosa a riguardo. Non lo fa capire. Devo essere sincero, questa bevanda è veramente ottima. Forse tra le Red Bull che ho portato fino ad oggi, queste ultime, questa è la quinta se non mi sbaglio, questa per me è la migliore. Non so, a me mi sembra perfetta come bevanda, quindi non domando nessuna peculiarità. Si sente il cactus. Sembra che si percepisca anche l'uva, è ottima, non ha nessuna pecca, quindi sembra una bevanda perfetta, quindi Red Bull The Green Edition Cactus ZGU Lomes Moles, voto finale per me 10 su 10 più che meritato. Va bene, anche okay, se questo video vi è piaciuto mi lascia un mi piace, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!